Non abbiamo parlato di cosa sei adesso cazzeggiato. L'idea sbagliata è stata quella di venire a fare questo cazzo di intervista alla roba. Capito cosa... che giornale e questa cosa mi fa incazzare da morire. Ma come? Guarda, no, io sto scrivendo adesso, ha scritto cazzo. Dai. Io giuro, guardate, non è il mio telefono. Come ho fatto la merda. Benvenuti in quel posto che è occupato quando ti liberi e che è libero quando sei occupato. Benvenuti al cesso con le coniche! L'ospite di oggi è un siciliano messinese doc. Si definisce regista di teatro ancora prima che attore. Abbiamo amato in Boris ed è diventato proverbiale il suo andare a pensare in roulotte. Signori e signori, aprite tutto per Nini Bruschetta! Eccolo! Nini, mettiti comodo. Posso dare anche questo? Levati l'accappatoio. Se stai male puoi anche tenerlo. Poi. Se stai male puoi anche andartene via e batterci la porta in faccia. Possiamo prenderci un attimo, ti levi il maglione. No, non posso. Se puoi maglietta. No, non era un... ecco. Pronto. Nini, noi siamo super fan di Boris, quindi ci leviamo subito questa domanda imbarazzante e ci faresti dei bimbi veramente felici se ti presentassi come Duccio Patanè. Non me l'avevano mai chiesto di fare una cosa del genere. C'è di presentarmi come Duccio Patanè, secondo me non è impresentabile, no? Quindi... per quanto un Duccio Patanè adesso, diciamo, si è conservato benissimo Duccio Patanè. Sì. Questo bisogna stare attenti perché qualcuno potrebbe pensare che la cocaina fa bene, però vedendo il resto della troupe come si è ridotto, insomma, no, poverità, siamo amici, cioè, non mi puoi far dire queste cose, come si è ridotta, come si sono ridotto, cioè, chiamo Calabresi, Paolo, datemi il telefono, io che non li conosco da fuori posso dire che sei quello che si è conservato meglio. E se sì, perché sono... no, però voglio dire, cioè, perché sto al fresco evidentemente. No. Ti tieni al fresco, forse tu c'è stato arrestato e quindi è al fresco. Mi hanno tenuto pulito per un tot di anni. No, io sono, diciamo, è capitato incidentalmente che sono diventato un runner a 45 anni, quindi hai scoperto la passione della corsa. Ho scoperto la passione della corsa e quindi in 16 anni sono diventato. Dice vero perché vai a correre con lui. No, volevo dire un aneddoto che noi abbiamo fatto adesso un film insieme e che ancora deve uscire. E la mattina arrivavamo tutti rotti a colazione e lui arrivava tutto, ha già corso, ha già fatto tecnico 20.000 chilometri. Quanto corri ogni mattina? 7 chilometri. Ma adesso che sono vecchio. Cioè dopo i 60 anni ho ridotto a 7 perché ho cominciato ad avere problemi. Tutto di... a 7. Noi siamo già ridotti. Per me, cioè... Ah, Nini, non tutti sanno che, come abbiamo detto nella presentazione, tu sei anche un grande regista di teatro, no? Grande è una parola, no, diciamo, così che hai buttato là per... Conoscendoti, per me sei un grande regista, anche se sì, non ho mai visto nulla. Sì, molto. Mi sento di dire che sei un grande regista di teatro. Cos'è secondo te che manca al cinema che invece il teatro ti dà? Diciamo che non è una mancanza, è una differenza netta, sì, certo, nel senso che il teatro è una forma di derivazione rituale. Quindi naturalmente l'attore, nel momento in cui recita in teatro, ha una sensazione, una condivisione con il pubblico che al cinema non c'è, gioco forza. Sul piano della recitazione questo chiaramente incide, ma non incide qualitativamente, incide diciamo sulla modalità. Cioè, la modalità della recitazione cinematografica è diversa, ma è parimenti importante e interessante, ovviamente, come quella televisiva, che ormai questi aspetti, diciamo, dell'arte cinematografica si sono in qualche modo sono cambiati. Una volta la televisione era la figlia scema del cinema, oggi non più, perché le serie TV... Oggi c'è il web che è il figlio ulteriormente idiota della TV. Però anche lì c'è una grande crescita, no? Diciamo, certo. Anche lì c'è una dimensione di linguaggio che cambia ulteriormente. Tu credi che in Italia ci sia in particolare una ulteriore divisione a compartimenti stagni tra web, televisione? Adesso sei un attore che fa sia teatro che cinema, però spesso in Italia chi fa cinema non fa teatro e viceversa. No, allora una volta era così,
Adesso è cambiato molto. Prima, quando io ero... Voi considerate che io la prima cosa televisiva che ho fatto l'ho praticamente rifiutata. Cioè, ma per fare il figo, cioè, mia moglie si è affacciata al balcone e mi ha detto che aveva telefonato Marita Delia, che oltre ad essere una bravissima casta, paesino, invece a Roma Nord, ha chiamato Marita! Sì, era proprio a Roma Nord, stavo a Via dei Giochi Ismici, però stavamo al primo piano, quindi lei mi disse, ci ha telefonato Marita Delia, dico, che voleva, dice... Dicevano per la squadra, che a quei tempi era una serie che faceva, una delle poche serie italiane che stava su Rai 3 fissa e faceva un sacco di ascolti. Io ho detto no, la televisione non la voglio fare. No, la televisione non la faccio! E mia moglie mi ha guardato come un extraterrestre, che mia moglie è inglese, quindi molto ma che sei scemo. Certo. E la portiera guaiva facendo... ha sentito tutto il discorso facendo il nome di Gaetano Amato, che era uno dei protagonisti di quella serie. Diciamo, la prego, signor Peschetta, deve farlo. E alla fine? E niente, alla fine io chiesi una cifra spropositata per... Che vergogna! Che vergogna! Non è il mio, giuro, guardate, non è il mio telefono! Claudio! Capito? Altissima! Sì, come i vecchi proprio, cioè, la suoneria altissima! Veramente! Niente, chiedemmo una cifra spropositata per la squadra, non che invece ci diedero, e quindi andai a farla, e poi fu un'esperienza bellissima. Pensate che a quei tempi già nella squadra c'era Renato Carpentieri, che è attore italiano. Anche Boris, o sbaglio? No, Carpentieri fatto? No. Non ho capito. Però forse c'era un personaggio ispirato, non mi ricordo. No, Renato Carpentieri, Boris. Allora, bravo Claudio. Claudio ha accolto una cosa... Ah, c'era un nome. Allora, Renato fu contattato per fare un ruolo. Ah. Non so perché non l'ha potuto fare, secondo me era impegnato. Non poteva. Era sempre impegnato. E lo fece niente poco di meno che Roberto Erlizca. Quello là, grandissimo attore di teatro. E il personaggio si chiama Serpentieri. E quindi c'è l'anello del conte. C'è, esatto. Allora, intanto io questa cosa veramente bella che successe, perché mentre stavamo girando io chiesi di cambiare una cosa. Alla fine del Chuck si avvicinò a Luca e io ho capito che mi sta dicendo falla come era scritta. E io ho detto, scusami Luca, hai ragione, la faccio come era scritta, perché questa serie è scritta benissimo. E quindi non bisogna cambiare le cose, perché perdi il ritmo. Certo. Erlizka disse, io l'ho accettato per questo, perché è scritta molto molto bene. Sì. E questa cosa poi, insomma, è stata certificata dai fatti. Ma a proposito di scrittura, cos'è che nasce? Cioè, ci sta qualcosa che però è nata dall'attore nell'improvvisazione scenica? Praticamente niente. Nulla, neanche tutti i tic dei personaggi sono stati tutti studiati a tavolino. Io feci il provino per René. Secondo me ho fatto un provino di merda. Sì. Luca dice che non è vero. Lui mi disse, vuoi provare un altro personaggio? E ho detto, beh, logico, penso ti ha fatto cagare, dice, vediamo se funziona da qualche altra parte. E mi dà sto Duccio. Io lo leggo e vedo che era un cocainoma, dico, mamma mia, che palla, mo devo fare quello schizzato, capito? Così. No, invece era... E allora, preso da questa ansia, che intanto non mi sono accorto che ho imparato le battute in 2 secondi, perché erano scritte così bene, si imparavano immediatamente, no? E poi io gli ho detto, dico, lo faccio in down, no? E da quel momento poi Duccio è rimasto sempre in down. Loro sono, ci spetta ovviamente ricordare Mattia Torre, che certo, è sempre fondamentale ricordare, ma Giacomo Ciarrapico, Luca Ventrusco e Mattia Torre sono 3 geni della scrittura. E di questo se ne è accorta una nazione intera, tutti, perché Boris era uno di quei prodotti. Ma soprattutto quando Giacomo e Luca hanno scritto e poi realizzato la quarta serie, si sono superati, semplicemente perché tenere quel livello, cioè, di scrittura anche nella quarta serie, dopo tanti anni poi, e andando a sbattere contro appunto l'attesa delle persone, era una cosa difficilissima. Sì, era pericolosissimo. E loro, come tutti i grandi artisti, hanno usato l'idea più semplice. Quella semplice, non più facile, ma più semplice. Cioè, Boris
10 anni dopo. Cioè tutti i personaggi di Boris, come noi persone, sono stati visti 10 anni dopo e ha funzionato alla grande, solo che le devi sapere scrivere, cioè l'idea, no, ci vuole tantissimo. La cosa 10 anni dopo è una cosa anche ultimamente strausata nel cinema, nella TV, i revival, sì. Riuscirci non è per niente facile, perché tu c'hai il pubblico che già parte con non sarà mai come Boris vecchio. Cioè, assolutamente. Anche perché poi la comicità in particolare deve fare, secondo me, quel giro di boa necessario, cioè devono passare i giusti anni, non so come spiegare, però Aldo Giovanni e Giacomo, Carlo Verdone hanno avuto dei momenti di pausa o di down, per rimanere in tema, e poi però è arrivato da qualche anno il momento di rivederli dopo tanti anni. Non so, secondo me, io sento questa cosa da spettatore. Sono proprio personaggi, cioè da giovani, diciamo, non ti sto dando del vecchio, però da giovani passi a una fascia d'età che appartiene, cioè non è una transizione, è una fascia d'età precisa. Sì, sì, sì. Devi passare quel periodo, esatto, per... E quindi riesci in quello che fai. Tu hai scritto un libro che si chiama... Più libri, un grande autore, che questo in particolare si chiama... E due, grande regista, grande... almeno regina ha fatto più di 40, libri ne ho scritti 3, insomma, voglio dire... Cioè, io ho parlato del vecchio, quindi scusa... C'è gente che ha letto 3 libri, già questo ti rende... Tanta gente che non è arrivata a finire il primo. Il primo, esatto. Questo si chiama Manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, che secondo me io non l'ho letto ancora, però mi ha incuriosito tantissimo, perché da attore, insomma, ti incuriosisce un tema del genere, in cui dichiari di non essere mai stato effettivamente protagonista in un film, una serie, eccetera, eccetera. Per te è stato meglio non essere protagonista? No. In realtà noi affrontiamo il lavoro allo stesso modo in cui affrontiamo la vita, non ce ne rendiamo conto, e la posizione che noi prendiamo all'interno del lavoro, la definizione di noi stessi, non la decidiamo noi. A voglia che uno dice, ah, io voglio fare questo, io sono determinato, sì, è vero, però poi il destino è ciò che accade. E quindi a un certo punto, diciamo, io ho aggiunto questa definizione, che chiaramente rende poi divertente anche il titolo del libro, di non protagonista. Però avrei potuto scrivere anche un libro che si intitolava Alla fine sono diventato un attore, perché io non sono un attore, non ho mai voluto essere un attore, non avevo questa passione, perché poi molte volte gli attori invece hanno la passione per la recitazione. Io ho iniziato facendo il regista, ho cominciato poi a fare cinema e televisione, ma senza fare niente per farlo, e in tutto questo non avevo mai recitato in teatro. Dopo 20 anni di professione ho scritto un libro invece sul mestiere dell'attore in teatro. Questo mi ha portato poi, grazie a una fantastica musicista con cui ho collaborato, si chiama Cettina Donato, a recitare in teatro alla tenera età di 57 anni. La prima volta? La prima volta. Facendo tra l'altro un monologo di un'ora con pianoforte, che è risultata poi una jam session. Cioè, se lo devo fare, lo devo fare bene. Sì, in cui abbiamo cantato anche 3 anni fa. My Funny Valentine. 4 anni fa. 4 anni fa. A un certo punto dissi, qua voglio cantare My Funny Valentine. Che cazzo, ce l'ha più difficile che potevi immaginarti. E quindi dopo molti sforzi, la mia moglie ogni tanto mi sentiva e diceva, non ci riuscirà mai. Ammazza, la moglie che ti supporta. Sì, sì, dalla finestra, non ci riuscirà mai. Lì poi ho cominciato a recitare, e chiaramente sono stato morso dal cane arrabbiato, perché quando reciti in teatro, soprattutto alla mia età, cioè sei molto più tranquillo, sei molto più, cioè è un'esperienza enorme. Io non facevo altro in teatro perché avevo paura. Paura. È la condizione giusta avere paura. E la cosa assurda è che adesso, chiaramente mantenendo la tensione che uno ha quando va in scena, sto dietro le quinte come un pazzo, cioè non vedo l'ora che si apra il sipario. È una cosa stranissima. Sì. Cioè, che tra l'altro sono venute due mie amiche, cioè io ho dato il doppio. Ah sì? Immediato, no? C'era un po' di pubblico. Ma questo a me mi succede pure quando gioco a tennis. Quando c'è qualcuno che ti guarda. Cioè, al circolo del tennis nostro, quando c'è qualcuno che guarda, cioè, sai, a roteso, perché c'è, io invece mi esalto.
Momento gioco! Adesso giochiamo un attimo, giochiamo. Perché Yas Games ci ha mandato questo gioco divertentissimo che proveremo con te. Si chiama Same Same But Different. Praticamente ci sono due mazzi di carte, uno che ha le carte easy e l'altro che ha le carte hard. Praticamente noi dovremmo prendere una carta situazione easy e una carta situazione hard, sono due situazioni diverse, e dovremmo scrivere in questo blocchetto che ti darò la frase che è adatta a entrambe le situazioni. Allora, una cosa che puoi dire al tuo cane quando attacca un estraneo... Non ho un cane però... Immagina di averlo. Immagina. Però, se l'attore può immaginare di averlo. Va bene. Quindi una cosa che puoi dire al tuo cane quando attacca un estraneo e mentre nascondi un cadavere. Sicuri che anch'io devo scrivere, non sono il giudice io? No, no, poi tra noi votiamo. Scrivo anch'io. Io ce l'ho. Io ho scritto la cosa più cretina che mi è venuta in mente, però... Deve essere. Secondo me è l'unica possibile. Che non sei una pista a breve. Una frase. Ok. Vai. Ce l'abbiamo? Sì. Vai. Quindi qual è la tua? E io però sono curioso delle vostre. Ah, la prima Fabrizio. La buca deve essere profonda. E che c'entra con quello? Non lo so. Fabrizio non ha capito il gioco. No, Fabrizio sono... No, perché pure il cane. No, Fabrizio... Perché se sta attaccando un estraneo gli dici la buca deve essere profonda. No. Fabrizio, come diceva il grande Bracardi, ha totalizzato zero. Zero. La mia è... Molla lo stinco. Bella. Molla lo stinco è molto figo. Dice sì al cane che al tizio ti sta aiutando. La mia è un po' cinica e sfumata. Però non c'è, io non sapevo che c'era un tizio che ti aiutava a cui parlare. Questa cosa non me l'avete spiegata. La mia è stupida e cinica perché l'importante è non fargli male. Cioè quello che è ammazzato lo deve ammazzare in modo softly. Una cosa che puoi dire durante una lezione di biologia... E quando un indumento si sposta lasciandoti mezzo nudo. Un'altra, dai, un'altra. No, perché no, questa è bella, questa è bella, perché è impossibile. Una cosa che puoi dire durante una lezione di biologia e quando un indumento si sposta lasciandoti mezzo nudo. La bella ha scritto molla l'osso. Molla l'osso, esatto. Mi confesso subito perché siccome non so niente di biologia. Neanche io. Purtroppo. E però possiedo una espressione universale per nascita, la mia risposta è solo questa, potrebbe essere solo questa. Io sacco mia, guarda, no, io sto scrivendo adesso, ha scritto cazzo adesso. Io volevo scrivere una cosa del genere. L'ho scritto adesso. No, lo stavo scrivendo prima, però ho detto non vuol dire niente. Come no? Giuro. Lo volevo scrivere, stavo scrivendo, gli ho detto che fai, disegni. Ha provato a distrarci, io stavo scrivendo. No, io volevo scrivere questo, però non so cosa voglia dire in biologia. Allora, io ho scritto, e come potete notare, questo è un culo. No, però non c'entra un cazzo con la biologia. Claro. Stai spiegando un culo, dai. Il culo in biologia non si studia. In biologia. Biologia in anatomia si studia il corpo umano. Sbagliato. Biologia è un'altra cosa. Tutto carino. Ora passiamo alla fisica teorica. Okay. Oh. Grazie a Yas Games per averci fatto divertire come si deve. Allora, adesso alleggeriamo un po' il clima. Non è che non sia leggero, no, adesso. Però adesso abbiamo parlato di cose serie, adesso cazzeggiamo. Fammi cazzeggiare. Siamo nel cesso, quindi raccontaci un'idea di merda che tu hai avuto nella tua vita. Caspita, non mi viene in mente. Andava a mangiare al ristorante sbagliato, cioè qualsiasi idea di merda che uno. No, guarda, al ristorante sbagliato ci vado se seguo qualcuno, cioè perché se decido io qual è il ristorante. Ma mi hai seguito, andava bene, ma siamo andati. No, ma tu sei bravo. A Minorca. Tu una volta mi hai detto si mangia bene dove c'è il vino buono. Ovviamente, ovviamente dove c'è il vino. Io invece buono. Penso dove c'è il pane buono. Io capisco che sia un buon ristorante quando ci portano il pane a tavola. Però in Toscana fa cagare sempre. Toscana fa cagare sempre. E il cibo è buono. Scusateci, amici toscani, ma è la verità. Però allora, intanto non sono d'accordo perché il pane senza sale è buonissimo. Cioè, avete detto la cazzata. Ecco, un'idea sbagliata è stata quella di venire a fare questo cazzo di intervista da voi.
siamo arrivati a farglielo dire. No, non è vero, non sono d'accordo. Il pane toscano è particolarissimo, ma è diverso da tutti gli altri. A me non m'ha mai ed è interessante. Non ti deve convincere, è quello. Se cioè, lo dicono, il pane non deve accompagnare, non deve sapere di niente. Grazie, quello dico, però io dico il pane in sé per sé, cioè togliendo, ma devi, perché poi dicono, no, ma questo per me è un tema serio. Allora, insomma, forse non avete capito una cosa, che 1984 debutta a Lucca, non posso parlare male della Toscana. Cioè, non capite niente proprio. Il pane toscano è buonissimo, soprattutto quello di Lucca, di Grosseto e Piombino, che sono le prime date del quello che preferisco. Allora, Ninni, sempre un'altra domanda concettuale: quanto tempo passi al CES? Tanto. Io leggo il giornale, fumo nel bagno, ovviamente. E come fai? Scusami, io non voglio entrare nei particolari, ma come fai a leggere il giornale in bagno? Seduto sul cesso come sei tu in questo momento. Così aperto? Sì. Ah, bravo, sei bravo. Io lo tengo su con una mano sola. Come fai? Perché ci sta. Il giornale di cui parlavamo è piccolo e quindi è possibile tenerlo da sotto. Okay. Ora è successa una cosa che da un po' di tempo a questa parte secondo me hanno cambiato tipografia e le rimangono incollate le pagine. È vero, e questa, ho cosa, giornale... e questa cosa mi fa incazzare da morire, per cui io devo fare anche sto movimento per aprire con la sigaretta, ma possibilmente con la sigaretta. Incendio ogni volta che stai in bagno. Esatto. E come giudichi allora questo bagno? No, questo è un bel bagno. Un bel bagno. Voglio dire, io amo molto il neon. Voi siete troppo piccoli per sapere che quando io ero ancora più piccolo di voi uscirono i primi disegni al neon. Ah, certo. Che erano, c'era un gruppo addirittura musicale che si chiamavano Neon. Gruppo di Firenze, tra l'altro. Cioè, chiamiamo della fantastica Toscana. Loro il pane e il caciucco. Senti, sempre rimanendo tema cesso, cosa è che non deve mancare in gabinetto? Beh, sicuramente saponi buoni e profumi. La vedi? Uno che non ha detto la carta igienica. Quindi porta aperta o chiusa? In bagno? Sì. Chiusissima. Sì. No, ma io chiudo sempre le porte. Io pure. Tutte. In qualsiasi stanza? Sì, sempre. Sì. Pure io addirittura ho uno studio e chiudo la porta dello studio. Dove non c'è, cioè c'è solo io. Ah, ok, però... Non in casa, c'è uno studio fuori casa. Ti piace essere ingresso, chiuso, cioè, protetto? Sì, devo stare chiuso, soprattutto se sto pensando, diciamo. Ah, e ci siamo capiti! No, non intendevo quello, se sto pensando, perché mi sono ricordato di una cosa che non volevo fare il pagliaccio, perché sto dicendo se sto lavorando, però... poi ho pensato che il nostro lavoro è un lavoro bellissimo, quindi non è difficile dire che stai lavorando, e poi mi sono ricordato di Voltaire che invece diceva: come faccio a spiegare a mia moglie che quando sto affacciato alla finestra a guardare fuori sto lavorando. Ah, bellissimo, questa la voglio usare anche io. Io sono Voltaire. Lato della carta igienica come deve essere? Verso il muro o verso fuori? Non me ne frega niente. Bravo, prendere la vita così. Torniamo un attimo a parlare di te, Ninni. Torniamo anche un po' seri. Un pochino, sì. Non troppo. Non troppo. Ninni, ti sei mai vergognato profondamente di qualcosa che hai fatto? Certo. Ah, già c'hai proprio la situazione. Certo, intanto io mi vergogno di fare qualsiasi cosa io non sappia fare. Certo. Molto bene. Tipo io giocare a calcio, per esempio. Guarda, mi hai tolto la parola di bocca. Pure. Tipo io giocare a calcio, mi ha fatto la partita Boris contro Poeti, io non ho giocato perché erano tutti campioni, cioè tra Mastrandrea, Sorrentino. Però tu sei uno sportivo. Sì, ho capito, ma non so giocare a pallone. Sarà Boris contro? Poeti. Nazionale Poeti. Ah, ok. Sì, bello. È stata un'esperienza fantastica. E chi c'era della squadra Boris? Tutti. Bellissimo. Ma siete rimasti uniti? Ma diciamo, sì, certo. Senti, quindi ti vergogneresti di giocare, per esempio, a pallone? Sicuramente di giocare a pallone, ma sicuramente mi vergogno anche di tante cose che ho fatto. Lavoro. Che non stiamo a nominare. No, ma mi vergogno nel senso onestissimo del termine, nel senso che... sono consapevole di aver fatto delle cose brutte, quindi non ogni tanto pensi appunto la merda che ho fatto, la merda, l'ho detto a mio figlio che mi ha detto di essere clemente su un film che dovevo vedere, io gli ho detto: amore, io ho fatto la merda.
E certo, uno dice non per colpa mia, però non è vero manco quello, perché comunque certo, dice, lo fai per mantenerti, ok, vabbè, ma per mantenerti puoi anche fare lo spazzino, il barista. È vero, certo. Invece uno per mantenere fa delle cose di cui poi si deve vergognare. Senti, a proposito di vergogna, ti vergogneresti di più di essere vestito male in pubblico o svestito in pubblico? Sicuramente vestito male. Svestito non te ne frega niente. Ma niente. Se sei uno che ci tiene al assolutamente look... Assolutamente. Di essere nudo davanti ai tuoi genitori o davanti a degli sconosciuti? Quando? Chiaramente potevi essere. Quando potevo essere nudo davanti ai miei genitori? No, indifferente. Non mi inibisce stare nudo. La nudità non ti. No. Di andare da un andrologo uomo o donna? No, anche lì no. Se un medico proprio non me ne frega niente, ancora di più. Di andare a letto con la tua migliore amica o con uno sconosciuto? Tanto è giusto andare a letto con i migliori amici, sempre, penso, no? È una cosa che uno... Ricordami, non essere mai tuo migliore amico. Capito, cioè, non sei... non mi vergognerei né dell'uno né dell'altro. E l'ultima domanda, di essere scartato o di aver ottenuto qualcosa imbrogliando? Sicuramente di aver ottenuto qualcosa imbrogliando, e non l'ho mai fatto a tal punto che ogni volta che ho un dubbio su una palla a tennis perdo il colpo dopo apposta, praticamente, cioè lo perde il giocatore che decide di perderlo, perché il giocatore è come l'attore, no? È in un'altra condizione spazio-temporale, quindi se ha una sua morale perde il colpo, ma non è che lo perde che fa il colpo sbagliato apposta, lo perde perché lo deve perdere, certo. Perché non è sicuro di imbrogliare, non imbroglio mai, forse qualche volta avrò imbrogliato perché giocavo con qualcuno e mi stava troppo sulle palle. Quindi come ti vedi da vecchio? Ora, come ora? Come no, a 90 specchio. Anni, proprio quando... Da vecchio, ovviamente. A 90 anni, 92, 98. Allora, posso dire solo, veramente partendo da ora, perché poi il tempo è questo, no? Io sto meglio adesso rispetto a... un'ora fa. No, ma noi diciamo da vecchio proprio, non sei vecchio niente. Però secondo me andando avanti la condizione, a parte io spero sempre di non avere malattie, è questo, che certo. Mi devastino, ovviamente. Ma la persona spera di avere malattie, però se uno sta anche è maturo, anche se il corpo diciamo comincia a cedere perché alcune cose non le puoi più fare, penso che la condizione dell'aumentare l'esperienza e tra virgolette il sapere ti fa stare meglio. Quindi un anziano che continuerà a leggere, a informarsi? Quello ci vuole mettere la firma, ma non tanto per il leggere, ma stare sull'attualità per me è una ed è la cosa più teatrale che ci sia, cioè. Perché è stupido pensare che il teatro sia una cosa antica, una cosa vecchia. Il teatro è antico, ma non è vecchio. In più io sono un amante della modernità, così come mi piacciono i classici, però i classici, come diceva Calvino, sono quelle cose che non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire. Shakespeare è moderno. Dopo queste meravigliose perle, queste nozioni di vita, io andiamo un po' più in scioltezza. Andiamo più in scioltezza e giochiamo di nuovo. Faremo un gioco con uno spazzolino che si chiama La Florisma. Il gioco prevede che io o Claudio ci laveremo i denti. Chi lo fa? Uguale, decidiamolo adesso. Lo fai tu. Quindi quello che sbava di più. Esatto, sbava molto quando si lava i denti. Si laverà i denti, sì. Ti dirà una frase e tu avrai due tentativi per indovinare cosa sta dicendo. Faccio un po' di schiuma. Dai. Schiuma! Ma è una frase celebre o una frase sua? Sono degli aforismi che troviamo sempre, okay. Ovviamente a tema, okay. Gabinetto. Da cui aflorismo. Da cui aflorismo, che il fluoro. È pronta? Vai. Il testo è l'unico sito dove scarico gratis. Il cesso è l'unico sito dove stai. Ci sei quasi? Vero? Il secondo tentativo? Sì. Il testo
è l'unico sito dove scarico gratis. Il cesso è l'unico sito dove scarico gratis. Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Non prende quasi nessuno! Bravo! Tra l'altro questa è una frase vecchia, perché scarico, cioè si scarica ancora le cose, sì. Oh, bene, allora consegniamo. Puliti e freschi! Voi... Puliti e freschi, consegniamo il premio per Ninni, perché si porta a casa un oggetto a noi molto caro e personalizzato. La carta igienica con i nostri volti. Quindi puoi farne l'uso che vuoi. Meraviglioso. Ecco. Complimenti Ninni, grazie. Grazie. No, poi tra l'altro, diciamo, al di là della facile battuta di quello che uno può fare con le vostre facce. Esatto, tutto quello che vuoi. Tutto quello. Io devo dire invece sono molto felice perché io amo i gadget. Ah, tu hai una bacheca con tutti i gadget? Quindi. No, non una bacheca, li uso. Io uso tutto, non conservo niente. Ah, ok, quindi pure i premi, cioè hai lo stesso l'uso che tutti c'avresti. I premi, cioè, questa la metterò sicuramente in bagno per farla usare. Perché è stupido conservarsela, ovviamente. Eh no, certo, usala. Certo. Ma tutto, dai regali del matrimonio fino a tutto quello che mi regalano. Ah, anche quei regali del matrimonio? Io, no, uso i gadget, uso i regali. Tipo anche i confettini, ma li devi mangiare. Certo. Quelli pure io. Certo. No, c'è chi li conserva. I confetti? C'è chi conserva. Per farli fare i vermi. Infatti fanno i vermi, dico. Quelli vanno mangiati. Quelli li trovi nelle case delle vecchie zie con i vermi. Esatto. Il rosolio, il che ti offri il confetto, tu lo mordevi e uscire il vermi. Il vermi, nelle vetrine quelle di vetro. Esatto. Ninni, noi ti ringraziamo infinitamente. Grazie, per noi è stato un onore averti qui e non lo diciamo a tutti gli ospiti. È vero, è vero. Non lo diciamo a tutti gli ospiti. Anche perché tutti gli ospiti non direbbero altrettanto. Esatto, quello neanche Ninni. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. E ricordiamo che il 7 dicembre c'è la presentazione del libro di Ninni che si chiama L'Officiante. L'Officiante a Roma. E niente. E niente. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao a tutti, grazie. Grazie. Rialziamo. Altro fumo per Ninni. Guarda, sono rimaste due carte di same but different. Sono rimaste pure tutti gli sputacchi tuoi. Vabbè. Posso uscire? Sì, sì. Libero. Ora facciamo solo alcune foto, così. Massacrato.